Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 146esimo di IGN News. Passiamo immediatamente agli appuntamenti di questa settimana sul canale perché bisogna un attimo chiarire un paio di cose. Perché martedì, terza puntata di Star Wars Edge of the First Order 8.5 della nostra avventura. Seguiteci perché succederanno un bordello di cose nessuna buona, quindi e devo capire se riesco a fare il resto dell'armatura del robot, ma questo è un altro discorso. Vi aspettiamo in diretta alle 21.30 questo martedì, poi mercoledì Facebook Live alle 18.30 e sabato Board Game Live, questa volta con un gioco che avete votato voi che è Voodoo. Quindi la dobbiamo spostare a martedì perché Voodoo implica casini, proprio tanto casino da dover fare intorno al tavolo, quindi meglio farla un pomeriggio per non metterci una denuncia al volissimo, perché urleremo un sacco, quindi la sposteremo a sabato. Non c'è nessun altro appuntamento questa settimana, per due motivi principali. Uno, se avete seguito settimana scorsa avrete visto che sia nella live di mercoledì quanto Geddon, sia nella live di venerdì con Guild Wars, ho avuto dei problemi. Ho avuto dei problemi proprio di streaming. Credo di aver capito più o meno di cosa si tratti, solo che non so al momento esattamente come risolverli. Finché non li risolverò, non ritengo abbastanza decente la qualità video per portarvi dei videogiochi sul canale. Proprio perché se lagga il video non me la sento neanche proprio di portarvelo. Seconda cosa, perché così potrò sfruttare queste serate per scrivere Hollowind, già che devo portarmi avanti anche su quello. Quindi magari vi terrò più aggiornati rispetto a quel progetto, ma devo buttarmi anche su quello in maniera proprio un po' più seria. Quindi sfrutteremo questa cosa. Quindi solo questi appuntamenti questa settimana, e nelle settimane a venire diciamo che gli appuntamenti caleranno un pochettino. Martedì ovviamente rimarrà sempre, e una sola altra giornata forse nella settimana, forse, vediamo. Ma per il resto ovviamente adesso vediamo le notizie dopo il messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live, e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Le notizie in realtà sono abbastanza poche questa settimana, veramente poche. Qualche notizia in più negli eventi, però per il resto veramente poca roba. Andiamo per ordine. Abbiamo una piccola novità per l'ultima torcia, che è una avventura fanmade, un modulo fanmade chiamato Valle Silenziosa. Autore Robin. Il buon Robin ha fatto questo modulo, non l'avreste mai detto, gioca così poco all'ultima torcia che siete caduti giù, però no, scherzo. Vi consiglio di darci un'occhiata, scaricatelo, è gratuito, quindi dateci un'occhiata e divertitevi, morendo male, però è un divertimento. Mentre abbiamo anche una piccola notizia che ci avete girato voi, che è appunto che il canale Super Video Ita sta sottotitolando in italiano Dark Dungeons, una web series praticamente dove è un po' roleplaying in realtà, perché si entra nel gioco di ruolo, c'è un po' di satanismo, un po' di occultismo, tu entri dentro il gioco, subisci delle conseguenze, non è in realtà solo un gioco, non è, quindi è un po' roleplaying, però vabbè, chi se non è che siamo certo noi, chi siamo quanto originale, quindi va bene. Dateci un'occhiata nel caso se vi interessa. Poi ovviamente vi ricordo il progetto sempre All You Can Play for Charity. Qui sotto trovate tutte le informazioni per partecipare a questa raccolta fondi per l'ospedale Milano Rotta al tumore, cioè del reparto che combatte contro i tumori, dove ci sono i bambini del reparto che riceverebbero, se si riesce ad arrivare al traguardo di questa raccolta fondi dei giochi di ruolo. Dateci un'occhiata, mi raccomando, fate attenzione.
Passando invece agli eventi, vi ricordo Convention di RPG Roleplay Game 27-28 gennaio a Firenze con gli autori Serpentarium e svariati altri editori barra giochi, Nameless Land, i ragazzi di Tinat Games e diversi altri. Quindi dateci un'occhiata a IDEAC 27-28 gennaio a Ponte Taro. Tinat Games presenta in anteprima il suo prossimo board game per Kickstarter. Se vi interessa, sarà una buona occasione per guardarlo. Nibcom 2018 invece sarà il 17 febbraio a Milano ed è l'anniversario appunto della fondazione della casa editrice Need Games, quindi probabilmente noi di DGI ci saremo, saremo presenti e se vi va di partecipare ragazzi ci troverete lì. Grifone Days il 24 febbraio invece a Torino in collaborazione con Weird Edizioni e Serpentarium, anche questo è un evento di beneficenza, quindi dateci comunque un'occhiata. Detto questo ragazzi, stiamo vedendo un paio di altre cose, ho un mezzo progettino minimal da portare extra prossimamente per ripetere, forse già questa settimana qualcosina lo vedranno, per tutti gli altri sarà qualcosina, invece ci sarà da aspettare ancora un po', così come vorrei rimettere mano alla grafica del DJ News, come vorrei rimettere mano a svariate cose, ma facciamo tutto con un po' di ordine, altrimenti si impazzisce e basta. Quindi ragazzi, detto questo, spero che questo breve DJ News, non lo so, in realtà ho parlato un sacco, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo durante gli appuntamenti di questa settimana e ovviamente buon gioco a tutti quanti. Ciao bagai!